Eccoci qui, anche oggi siamo pronti per raccontarvi della nostra donna punk glamour. Naturalmente ci concentreremo sull'acconciatura e lo facciamo con il nostro hairstylist di fiducia, il nostro Mickey, ben trovato. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Ieri abbiamo visto questo make-up piuttosto elaborato, che prevede toni scuri, molto dark, però allo stesso tempo di grande effetto. Per quanto riguarda i capelli, a cosa hai pensato? Io partirei prima dal colore che ho realizzato, anzi ho fatto un bicolore, ho fatto tutta la parte superiore con tutta la parte posteriore del capo, della capigliatura tutta scura, mentre ho fatto la parte frontale con il ciuffo laterale anche, l'ho fatta viola addirittura sfumandola, portandola sulla punta, sul glicine, proprio per dare un effetto anche vissuto stesso appunto del colore. Per quanto riguarda poi l'acconciatura, non devo fare altro che esasperarla. In che perché senso? La devo, adesso la vedrete in opera, la devo esasperare, la devo rendere molto punk, ma nello stesso tempo gli devo conferire appunto una certa eleganza. Ma tu lo sai che il viola porta male in TV? Assolutamente no, a me porta bene. Ah. Incrociamo le dita, vai Mickey. Grazie. Beh, devo dire che Mickey ci ha stupiti con effetti speciali, perché questa acconciatura è a dir poco scoppiettante. Ho esasperato l'acconciatura perché deve richiamare assolutamente la donna punk. Sì. Però nel contempo, secondo me, ho dato un po' più di eleganza, proprio perché per le particolarità delle ciocche di colore che ho voluto anche contrastare una sull'altra in una maniera incrociata, perché devono appunto mettere in risalto i colori, anzi il bicolore, il gioco di colori che ho fatto. In cui ci fosse una donna che come me ha i capelli lunghi, quindi non partisse appunto da un taglio corto, come realizzeresti questa acconciatura punk? Cosa Beh, le faresti? Ho già in mente quello che vorrei farti. Sempre molto cotonati? Sì e no, però è da vedersi, da provare, cioè adesso non lo dico perché poi toglierei la sorpresa. Va bene, allora aspettami, certo. Arrivo al più presto da te perché non vedo l'ora di sfoggiare anch'io questa acconciatura punk glamour. Quando vuoi. Grazie Mickey, grazie anche a voi, ci vediamo la prossima settimana per continuare a parlare di bellezza, non mancate. Ciao. Arrivederci.